I comitati cittadini per l'ambiente di Sulmona hanno iniziato questa mattina l'occupazione del comune per chiedere un intervento del sindaco Peppino Ranalli verso il governatore Luciano D'Alfonso affinché non adotti l'atto di giunta favorevole alla centrale elettrica che di fatto revocherà il dissenso della regione Abruzzo. Sembra imminente il provvedimento della giunta regionale in vista del Consiglio dei Ministri di domani per il via libera alla centrale. I tanti cittadini che hanno deciso di occupare Palazzo San Francesco vogliono che si fermi l'iter autorizzativo perché ci sono gli strumenti per farlo con le varie delibere e risoluzioni adottate dal Comune al Parlamento, ma se la Regione dovesse revocare il dissenso tradirebbe tutti mettendo in atto uno stupro al nostro territorio, ha affermato il portavoce dei Comitati Cittadini per l'Ambiente Mario Pizzola, che insieme ai consiglieri comunali di minoranza Mimmo Di Benedetto, Alessandro Lucci e Luigi La Civita ha annunciato l'occupazione in una conferenza stampa molto affollata a Palazzo Mazzara. Al termine tutti sono andati ad incontrare il sindaco Ranalli, al quale è stato chiesto espressamente di chiamare il presidente D'Alfonso, ma ne è nato un vero e proprio scontro perché, dopo che Ranalli ha detto di essere contrario sia alla centrale che al metanodotto, i comitati e i consiglieri di opposizione hanno gridato a gran voce di riferirlo immediatamente ad D'Alfonso. No, il sindaco deve stare alla testa della protesta. Bene, però intanto... Devi metterti alla testa, no? No, mai, devi guidare. Non mi puoi venire a fare le elezioni. No, siamo stati... Noi siamo stati fino a ieri seduti a quel tavolino insieme a te insieme agli altri consiglieri, insieme alla maggioranza, siamo stati insieme fino all'altro ieri perché avete sbagliato indirizzo. Ma tu sei il sindaco della città, tu devi rappresentare ad Alfonso per quello che sta facendo. Io l'ho rappresentato alla provincia, l'ho rappresentato alla regione, l'ho rappresentato al governo, lo rappresenta dal ministro, sindaco. Io lo rappresento dal... Ti puoi dichiarare contro il provvedimento che sta adottando D'Alfonso? Adesso che siamo in un momento cruciale, allora. E D'Alfonso sta per rimangiarsi tutto. Mario, ci sono delle...